Ciao ragazzi e bentornati, io sono Antonio e oggi nuovo video a tema Harry Potter. Io sono ancora qui, non mi muovo, torno sempre, vi ringrazio tantissimo per i messaggi che mi inviate su Instagram dove mi chiedete di tornare a fare video. Io ragazzi tornerò sempre, farò sempre video fin quando ci saranno novità potteriane interessanti da mostrarvi e da commentare e recensire. Ogni tanto sparisco un po' per motivi di lavoro, famiglia, eccetera, eccetera, non essendo questo il mio lavoro principale, ma neanche secondario, questo è solamente un hobby. E quindi rieccomi qui. Ma prima di cominciare con questo bellissimo libro che oggi vi mostrerò, vi ricordo come sempre di guardare sotto in info box perché trovate sia il link alla vetrina Amazon, dove acquistando qualsiasi cosa tramite uno dei miei link sosterrete il canale, e inoltre trovate il link a Pampling, che ormai lo sapete già, è partner del canale da tantissimi anni. Col codice sconto 7 Potter avrete sempre un paio di calzini in omaggio e il coupon, il codice è cumulabile con tutte le iniziative in corso di Pampling. Come ben saprete, ragazzi, ormai un mesetto fa è arrivato, dopo una lunga attesa, il gioco di Hogwarts Legacy. Lo si aspettava da tantissimi anni, ci sono stati 200 rinvii e finalmente per alcune console è arrivato. Lo sanno anche i muri e i tombini sotto casa. Quindi su questo punto direi che siamo tutti ben aggiornati. Io non ho giocato ad Hogwarts Legacy, mi sarebbe piaciuto giocarci, ma non avevo intenzione di comprare una PlayStation 5 appositamente per giocare a Hogwarts Legacy. E soprattutto io ho avuto la PlayStation 4 fino a poco tempo fa, ho avuto anche la Nintendo Switch, ma le ho vendute entrambe perché non ho mai il tempo di giocarci e quindi alla fine le tengo lì sulla mensola a prendere polvere. Ma ho seguito tutti i gameplay di Mike Scioscia che mi sono piaciuti tantissimo, ve li straconsiglio perché sono molto ben editati, non si dilungano ore e ore su ogni episodio, ma sono 17 episodi da mezz'oretta e quindi sono assolutamente fruibili da tutti. Mi è piaciuto tantissimo. Devo dire che mi è piaciuta anche la trama che hanno dato al videogioco. Non voglio fare spoiler, ma devo dire che se la sono giocata molto bene. Mi sono piaciuti gli easter egg. Mi è piaciuto anche tutto il comparto grafico, come sono state rielaborate tutte le cose che abbiamo letto nei libri. Sono state fatte moltissime citazioni anche ai film, quindi hanno attinto un po' dei film, un po' dei libri, ma hanno sempre rispettato comunque il canone. Questa è una cosa che mi è molto piaciuta. E quindi, quando ho visto che era in uscita il volume latte di Hogwarts Legacy, ragazzi, sono impazzito e ringrazio tantissimo Panini Comics perché anche questa volta mi ha inviato una copia di questo volume che tengo qui tra le mani ed è, ragazzi, bellissimo. Intanto qui vediamo che è un cartonato, è di dimensioni davvero molto grandi, ha le stesse dimensioni del volume dedicato all'architettura che vi ho recensito l'altra volta e che vi lascio qui nelle schede. E una cosa che ho molto apprezzato di questo volume è che, togliendo questa fascia qui sul davanti, dove appunto viene riportato il titolo Latte e il Making of di Hogwarts Legacy, andando a togliere appunto questa fascetta, ecco che abbiamo il volume con questa tavola bellissima, questa illustrazione bellissima del castello di Hogwarts e del Lago Nero, e non abbiamo nulla, nessuna scritta, nessun testo, è completamente pulita e questa cosa mi fa impazzire, mi piace davvero tantissimo e appunto sta benissimo anche in libreria assieme agli altri volumoni perché è della stessa dimensione, quindi super super approvato. E detto questo, ragazzi, adesso noi lo andremo a sfogliare e andremo appunto a vedere tutto quello che c'è all'interno, tutto lo studio che è stato fatto per la realizzazione di questo videogioco e appunto andiamo a vedere nel dettaglio tutti i vari personaggi, luoghi e animali. Io ho già avuto modo di sfogliarlo un attimo e mi è abbastanza piaciuto già così a prima vista, ma non vedevo l'ora di farci il video, quindi ho subito messo in piedi il set e andiamo a sfogliarlo assieme, a commentarlo assieme. Quindi cambio di inquadratura. Ed ecco qui il nostro magnifico volume. Spostiamo la fascetta e ragazzi, guardate quanto sono belli questi dettagli delle finestre di Hogwarts, quindi di tutti i punti illuminati che sono stati stampati con la finitura lucida, così come anche il draghetto che vediamo qui
sullo sfondo. Mi piace davvero tantissimo questa copertina. E poi andiamo a scoprire l'interno. Ecco che abbiamo un primo artwork dei tre manici di scopa e poi abbiamo il sommario. Sommario che si divide in 5 capitoli. Il primo è la missione, la prima missione, dove si parla di magia antica e guida pratica alla magia. Capitolo 2, dove inizia la nostra storia, le scelte del giocatore e poi i filmati. Capitolo 3, definire i luoghi, stanza delle necessità, Highlands ed attività extracurriculari. Capitolo 4, gli animali di Hogwarts Legacy. Capitolo 5, sentieri dorati, misteri oscuri. Giocare a modo vostro, lanciare un incantesimo. E poi il gioco continua e ringraziamenti. E quindi ecco che abbiamo una prefazione con i primi luoghi che vediamo all'inizio del gioco, quindi la Gringotts, queste rovine nelle Highlands. E poi ecco che partiamo con la prima missione. Guardate quanto sono belle queste illustrazioni, davvero bellissime. E abbiamo subito la statua dell'architetto di Hogwarts, che è una statua simile a quella che vediamo nei film, che è esposta anche al Tour di Londra. E poi ecco che partiamo con questo paragrafo che si intitola Fedeltà. Io l'ho letto e si parla appunto di quanto sia stato importante per gli sviluppatori del gioco far capire ai lettori che era un gioco per i fan fatto da fan della saga. Quindi volevano rispettare a tutti i costi la coerenza all'interno del mondo magico con quello che già sapevamo, quindi tutto il canone doveva essere rispettato e credo che l'abbiano dimostrato ampiamente con questo gioco perché ad esempio qui vediamo l'ingresso del villaggio di Hogsmeade e ragazzi, anche nel videogioco vederlo esplorare è bellissimo. Sono riusciti anche ad inserire il negozio di Ollivander ad Hogsmeade e a rendere il tutto coerente con, diciamo, con il canone, perché comunque quello è un antenato, è ambientato un centinaio di anni prima rispetto ad Harry Potter e quindi è plausibile che ci fosse una succursale di Ollivander anche a Hogsmeade. E andiamo ancora avanti, qui bellissima veduta delle Highlands di Mike McCarthy e Vanessa Palmer. Vanessa Palmer ha realizzato moltissime delle illustrazioni, dei design del gioco. E poi abbiamo un altro paragrafo dedicato all'eroismo e poi la magia. Qui vediamo ad esempio la sala grande addobbata per Halloween, così come avviene nel gioco, dove la vediamo anche addobbata per Natale. Tutto il castello viene addobbato per Natale ed è molto molto bello. Poi qui si parla della magia antica, di come è stata realizzata, quali sono stati i concept e poi guida pratica alla magia, il volume che ci portiamo dietro durante tutta la nostra avventura e poi le scelte. Qui ci parlano di come le nostre scelte possono influenzare il gioco e anche la scelta della casa, ovviamente. E poi si parla anche del periodo storico che si è scelto di ambientare nel gioco, di usare nel gioco, e poi abbiamo dove inizia la nostra storia, il secondo capitolo. Qui abbiamo i personaggi e si parla dell'estrema personalizzazione che si è voluto dare ai personaggi, a tutti gli abiti che è possibile trovare, acquistare, scegliere, personalizzare, cambiare di colore. Era per loro molto molto importante riuscire a dare un'estrema personalizzazione al giocatore e devo dire che ci sono riusciti. Poi abbiamo alcuni dei personaggi di Hogwarts, come ad esempio il proprietario della testa di porco, che ovviamente non è il fratello di Silente perché questo è ambientato prima, in anni precedenti. E poi abbiamo Pix, il Poltergeist, qui abbiamo il signor Ollivander, tutti gli studi che sono stati fatti sui vari personaggi. Abbiamo il frate Grasso, abbiamo il barone sanguinario, abbiamo qui ad esempio non un elfo, ma abbiamo un folletto, ecco, mi sfuggiva il termine, e poi qui ancora la foresta attorno ad Hogwarts, è il personale di Hogwarts al quale è stata anche realizzata la bacchetta, quindi abbiamo una bacchetta per ogni personaggio del videogioco e questa è una cosa che ci fa capire quanto sia stato curato il videogioco, visto che addirittura ogni personaggio ha la sua bacchetta, che poi magari ci verrà venduta come merchandising da Noble Collection, però tant'è, ce l'abbiamo e questa è una cosa in più. Questa è la bacchetta del professor Fig e poi abbiamo anche
sia il personaggio che la bacchetta della professoressa di erbologia, la professoressa di difesa contro le arti oscure. Ci viene anche detto di quale casa è ogni personaggio, quindi questo molto molto interessante. Abbiamo il professor Ruff, che non abbiamo mai visto ad esempio nei film. Abbiamo la professoressa di volo, Kogawa, e poi ancora la professoressa Matilda Weasley, la professoressa di animali, che è Tasso Rosso, quindi animali credo sia cura delle creature magiche, quella che poi viene insegnata da Hagrid. Abbiamo la professoressa di astronomia, la professoressa di divinazione, e vediamo che questa professoressa sembra provenire dall'India, mentre questa qui è una professoressa che invece viene da Ouagadougou, dalla scuola africana, che è venuta ad insegnare ad Hogwarts. Quindi abbiamo anche questa inclusione di docenti che vengono da altre parti del mondo, che è molto molto bella. Abbiamo il preside, che ovviamente era un serpeverde. E poi altri membri del personale come la signora Grassa, abbiamo tra virgolette il bidello, il nuovo Gazza, abbiamo i quadri dei professori, abbiamo davvero tantissimi dettagli, i fantasmi che sono molto interessanti, e per cui una mappa di Hogwarts, e ancora i vari amici e studenti che incontriamo nel gioco come Poppy, oppure ancora Sebastian, Natti, e ancora altri studenti. E poi abbiamo i nemici, che appunto qui abbiamo Ranrok, che è uno dei nemici principali, se non il nemico principale, e Victor Rookwood anche qui, e poi la banda dei maghi oscuri, i bracconieri, che sono davvero tanti personaggi negativi all'interno del gioco che dovremo andare a sconfiggere. E anche qui tutto lo studio dei vari folletti, dei vari troll, è davvero molto molto interessante. C'è tanto da leggere in questo volume, non sono solo immagini, questa è una cosa molto positiva. E poi abbiamo anche i luoghi, qui abbiamo la mappa del gioco che è davvero enorme. A me piacerebbe giocarci solo per stare ore e ore a volare sulla mia scopa e a scoprire quello che c'è nella mappa, così senza uno scopo, girando a vuoto, un po' come si faceva con GTA tanti tanti anni fa. E poi qui ancora le Highlands, abbiamo il castello di Hogwarts, tutti i dintorni, i villaggi vicino, e poi ancora Hogwarts in veste natalizia, gli interni che spesso richiamano appunto i film, ma abbiamo anche molte cose in più, come ad esempio la stanza delle necessità, che secondo me è stata realizzata davvero benissimo, e tutte le sale comuni, che non abbiamo mai visto perché nei film abbiamo visto solamente quella di Grifondoro e una volta quella di Serpeverde, ma non abbiamo mai visto le altre, Tasso Rosso e Corvo Nero, che vengono riprese dai libri in questo gioco e sono davvero bellissime. Poi abbiamo molte aule, come ad esempio questa qui, come quella di difesa contro le arti oscure, che ormai conosciamo benissimo dai film e che è stata resa uguale. Abbiamo il drago col suo motto, e poi ancora le serre, anche queste molto belle. E poi abbiamo anche questa, che è un'altra aula che non abbiamo mai visto, quella di Storia della Magia, con queste vetrate dedicate a Merlino, molto molto belle. E poi ancora la torre di astronomia, anche questa bellissima. E poi ancora abbiamo qui la zona dedicata alla cura delle creature magiche, la capanna che poi verrà utilizzata da Hagrid. E poi ancora abbiamo appunto le sale comuni, qui c'è quella lì di Tasso Rosso, qui invece vediamo quella di Serpeverde, e ancora Grifondoro, e ancora Tasso Rosso, Corvo Nero, e sono davvero molto molto belle perché hanno attinto a piene mani dei libri, e anche gli ingressi delle varie sale comuni sono prese dai libri, quindi tanto di cappello, hanno fatto un lavoro davvero magistrale. Qui abbiamo addirittura questi bruciatori che troviamo in ogni sala con l'animale della casa di appartenenza, quindi dettagli davvero assurdi, davvero di altissimo livello. E ancora abbiamo le sale comuni, abbiamo il bagno, abbiamo questo bellissimo easter egg del bagno di Mirtilla Malcontenta, abbiamo questo bagno dove ci viene mostrato che in uno dei rubinetti c'è inciso un serpente e nessuno sa il motivo, perché poi naturalmente molti anni dopo verrà svelato da Harry qual è il motivo di questo serpente. Ho amato questo easter egg.
E poi ancora abbiamo gli elfi domestici, abbiamo la cura degli animali con tutti i vari animali, le pozioni con le varie bottigliette, le piante con la nostra mandragora. E poi ancora abbiamo Hogsmeade, quindi tutte le varie case, le mappe di Hogsmeade, tutti i vari negozi. Quindi davvero uno studio che ancora una volta, ripeto, è stato magistrale. Qui abbiamo Hogsmeade addobbata a festa e poi ancora la statua che troviamo sempre a Hogsmeade, i vari venditori come Ollivander. C'è davvero tantissimo in questo volume, quindi sto andando un po' spedito, altrimenti questo video durerà ore, ma c'è un approfondimento per ogni singolo negozio, ogni singola casa di Hogsmeade. E poi abbiamo qui Mielandia con i vari dolci, abbiamo la cioccorana, il succo di zucca, gli zuccotti, le api frizzole, abbiamo davvero tutti i prodotti più iconici. Qui abbiamo l'etichetta della burro birra, la testa di porco. E poi ancora qui il negozio di Zonko che con tutti i suoi scherzetti, con le sue pubblicità e ancora gli altri negozi, questo è quello di Calderoni. E potremmo davvero stare qui ore ad ammirare ogni singolo negozio, ogni interno. Qui abbiamo le Highlands, quindi la zona circostante. Poi ancora i venditori delle Highlands, quindi tutti i vari baracchini che possiamo trovare in giro per il gioco con i venditori ambulanti. E poi attività extracurriculari, qui abbiamo le carte ad esempio, e poi ancora gli animali di Hogwarts Legacy, qui abbiamo il Graforn, ma abbiamo anche il troll di montagna, qui abbiamo lo studio di un ippogrifo, ma ci sono davvero tantissimi animali. Abbiamo questo, che è stato ribattezzato Celestino, quindi abbiamo una traduzione italiana per il Billywig che dovrebbe essere appunto Celestino, che mi piace, è carino. Abbiamo lo studio dei Mooncalf, che poi alla fine è stato mantenuto come nei film di Animali Fantastici, quindi questo qui. Ancora abbiamo la Fenice, abbiamo le Puffole Pigmee, abbiamo i Diricol, che sono i Dodo in poche parole. Il boccino d'oro, il Golden Snitch, abbiamo gli Snazi, anche in questo caso stesso character design dei film di Animali Fantastici. Il Jobberknoll, questo è un uccello che non conoscevo. E poi ancora i Nizzle, gli ippogrifi, ma c'erano davvero tantissimi animali, i centauri, i Graforn, il rospo gigante viola, i Dugbog, gli gnomi. E ancora i Fooper, anche in questo caso identico anche come colore a quello di Animali Fantastici, gli unicorni, i Testral, i lupi, le acromantule, gli inferi. Il gioco è davvero pieno di fauna tratta dal canone di Harry Potter. Abbiamo i draghi, abbiamo l'ungaro spinato che vediamo anche nel gioco. Abbiamo davvero tantissime, tantissime cose che conosciamo già, tantissimi easter egg, e ogni volta è sempre una gioia. Poi, capitolo 5, Sentieri dorati e misteri oscuri. In questo caso, abbiamo tutte le missioni secondarie del gioco da approfondire, giocare a modo vostro, lanciare un incantesimo. C'è tutto un approfondimento sui dungeon. E poi il livello al suo massimo con varie mappe anche dei sotterranei, la camera delle mappe, anche questa è importantissima, un approfondimento sui vari custodi con relativa bacchetta, qui abbiamo Percival Rackham, poi abbiamo Rookwood, abbiamo Fitzgerald e poi Bakar e Morganac di Corvonero, che è appunto Isidora, e poi accampamento dei Rookwood. Caverne e folletti e il gioco continua. Quindi poi abbiamo i vari riconoscimenti, ringraziamenti e finisce così il nostro volume ufficiale di Hogwarts Legacy, che devo dire è un vero e proprio viaggio nel gioco. E rieccomi qui, ragazzi, col mio bel volume tra le mani. Che dirvi ancora? Credo che l'entusiasmo si sia comunque percepito da tutta la recensione. Mi è piaciuto davvero moltissimo questo volume. Mi è piaciuta tantissimo la storia che hanno raccontato in questo videogioco.
Secondo me ci starebbe bene anche una serie TV tratta da Hogwarts Legacy, la guarderei davvero molto molto volentieri, fatemi sapere poi nei commenti cosa ne pensate e naturalmente io ve lo consiglio da aggiungere alla vostra collezione di volumi. Il prezzo come al solito è importante, vi lascio il link sotto in info box, ma è giusto per questo tipo di volumi. È un volume oversize, è un volume cartonato con stampa di altissima qualità come sempre fa Panini Comics in questo suo, diciamo, tipo di monografie. Quindi, ragazzi, lo sappiamo, i prezzi sono questi e devo dire che però secondo me per chi è appassionato, per chi comunque vuole tutti i volumi in collezione è il giusto prezzo da spendere per avere questi volumi che secondo me, come al solito, presto andranno fuori catalogo e quindi poi aumenteranno anche di prezzo. Ci sono volumi di Panini Comics che hanno raggiunto cifre fuori di testa. Quindi, ragazzi, se volete prendetelo adesso, anche perché avevo visto ad esempio che su Amazon ne erano rimasti davvero pochi. Vi lascio anche il link in caso al sito di Panini per poterlo prendere anche da loro, perché è un volume che devo dirvi, secondo me, fa la sua bella figura in libreria e soprattutto lo consiglio a chi ha giocato il videogioco e conosce la storia e credo che a breve dovrebbe uscire anche un nuovo volume che è una guida al videogioco e poi vedremo quella se sarà il caso o no di recensirla. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere il vostro parere sotto nei commenti. Io, come sempre, sono disponibile per qualsiasi domanda, dubbio o curiosità. Mi trovate o nei commenti o ancora meglio su Instagram come antonio.seria. Mi raccomando, seguitemi anche lì. E detto ciò, io chiudo il becco, vi do appuntamento prestissimo con tante altre novità potteriane e niente, vi saluto e ci vediamo. Ciao!